Radio Radicale, siamo con lo storico Miguel Gotor per parlare della sua ultima fatica, l'Italia nel Novecento, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, libro edito da Einaudi che racconta la storia del nostro paese attraverso alcune date cruciali che hanno segnato, diciamo, il cammino dell'Italia nello scorso secolo, un secolo molto difficile attraversato da massimalismi, da dittature, da estremismi che hanno un po' condizionato la vita del nostro paese. Innanzitutto la prima curiosità che sorge parlando di questo libro è perché ha scelto di iniziare la storia dell'Italia nel Novecento attraverso una sconfitta della fine dell'Ottocento. Che cosa rappresentava Adua rispetto a un paese che aveva superato la dura prova del Risorgimento e che, diciamo, stentava in qualche modo a decollare? Sì, il mio Novecento italiano è un secolo lungo, è un secolo che faccio cominciare e che volevo che cominciasse con una sconfitta, quella del 1896, che fu vissuta dalla generazione del tempo e da quell'opinione pubblica come una drammatica disfatta, la fine di un sogno e di un progetto. Quello imperialistico e coloniale e di Crispi, perché quella sconfitta portò alle dimissioni di Crispi e alla sua uscita di scena. E perché mi interessava cominciare con una sconfitta? Perché in realtà, col senno del poi, oggi sappiamo che in una nuova dimensione l'Italia, dopo quel 1896, visse un ventennio di crescita e di sviluppo sul piano economico, civile, politico, culturale, un ventennio importante e appunto retrospettivamente tra i più ricchi della sua storia. E quindi c'era l'idea, un'idea che le sconfitte, gli incidenti possono anche essere delle opportunità. In fondo era un messaggio ottimistico. Però il secolo, dicevo, è lungo perché poi in realtà questo libro finisce con il 2016, con il referendum del 2016. Le dimissioni di Renzi, mi sembrava quello, dal punto di vista politico, un momento significativo che ha segnato la fine di un periodo iniziato nel 1994 e imperniato intorno al maggioritario, dal punto di vista elettorale, ma anche della cultura politica. Ho avuto in diretta questa percezione che stesse finendo qualcosa e quindi mi è sembrato corretto mettere un taglio lì. Però non volevo che questa fine fosse una fine politica o istituzionale. Cos'è questa vittoria di Amazon? Qual è l'altro capo finale del libro? È una riflessione che faccio su come è cambiato il mondo del lavoro, come si è disarticolato. E quali sono le opportunità, ma quali sono anche i limiti e le difficoltà che interrogano, secondo me, interrogano la politica, tutta la politica, a partire dalla sinistra, ma evidentemente non solo, e non esclusivamente a livello italiano, ma a livello europeo e mondiale. C'è un nuovo lavoro, c'è una disarticolazione dei soggetti che lavorano, dei diritti, dei tempi, dei modi. Ecco, simbolicamente mi è sembrato opportuno, respirando l'aria del tempo, cogliere nel modello Amazon una realtà da mettere in evidenza. Poi che so, non avevo visto e non sapevo che Ken Loach, proprio in questi mesi, ha dedicato un film, un bel film, proprio a queste tematiche. Volevo iniziare con la politica e la politica militare, una sconfitta, e finire invece con la società e con il lavoro. Il termine rivoluzione ha mai attraversato la storia del nostro paese? Io, sfogliando libri, riviste di storia, ho notato che il termine era stato, diciamo, utilizzato abusivamente da qualche regime che aveva attraversato la vita del nostro paese, come quello fascista che aveva definito l'avvento del fascismo come una rivoluzione. Allora, noi siamo un paese rivoluzionario o restiamo un paese conservatore? Non
Ma non credo che l'Italia sia un paese rivoluzionario, la nostra esperienza ci dice che quei momenti sono sempre stati estremamente limitati e spesso dei fuochi fatui. Per essere rivoluzionari bisogna uccidere il padre o i padri ed non è facile che questo avvenga in un paese con una forte impronta familistica come l'Italia. E questo non vuol dire evidentemente che non ci siano stati momenti molto forti di rottura e che non ci siano state autorappresentazioni di se stessi come soggetti politici o come movimenti rivoluzionari. Lei faceva bene l'esempio del fascismo, che certamente si rappresentò come tale e che invece, secondo una vecchia definizione che secondo me ha ancora senso, assunse più le caratteristiche di un regime reazionario, di un regime reazionario di massa. Però al di là di questo ci sono stati altri momenti nella storia italiana dove si è avuto la percezione di una rottura rivoluzionaria, penso al 68, ai protagonisti studenteschi ed operai del movimento del 68 che ebbero questa convinzione. Passare del tempo, l'analisi delle cose come sono accadute ha ridimensionato questo tipo di lettura. Nel senso, il 68 fu certamente un momento fondamentale e importante per quanto riguarda i diritti, per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda l'organizzazione della società, ma dal punto di vista politico, ecco, non ebbe quelle caratteristiche rivoluzionarie che invece i protagonisti che lo vivevano in quei mesi ritenevano che avesse. Allora, il nostro paese, percorrendo il Novecento, ha avuto una visione strategica del suo futuro. Noi abbiamo attraversato questo secolo attraverso due guerre nelle quali siamo entrati quasi, non fosse nemmeno un caso, un anno dopo. Allora, questo che cosa significa? Che l'Italia è ininfluente oppure quando prova ad essere influente sbaglia le sue decisioni come è accaduto in tante occasioni della nostra storia? Sì, non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui sono stati commessi dei tragici errori, invece dei momenti in cui si sono colte con intelligenza delle opportunità. Io ho cercato di non raccontare una storia d'Italia del Novecento come avrei voluto che fosse andata e invece non è stato, cioè come una sequela continua di occasioni mancate, di risorgimenti traditi, di vittorie mutilate, di costituzioni inattuali. Ho cercato il più possibile con un'analisi realistica, ecco, di provare a raccontare come nelle condizioni date l'Italia è riuscita o non è riuscita a cogliere delle opportunità che gli si sono presentate. Il suo posizionamento geopolitico, ad esempio, durante la cosiddetta guerra fredda, lo ha reso un paese fondamentale. Io credo che l'Italia, in quel quarantennio, sia stato all'altezza, con le sue classi dirigenti, della difficoltà strategica che la guerra fredda aveva collocato, aveva portato. L'Italia era un paese di frontiera, di fronte alla Jugoslavia e c'era lì un incontro tellurico di forze, di possibili destabilizzazioni che ci sono state e che comunque sono state riassorbite dall'Italia. Bisogna anche considerare, ad esempio, che se noi prendiamo un periodo medio lungo, 40 anni, facciamo dal 1945 al 1985, ecco, bisogna constatare che quel quarantennio è stato un quarantennio di crescita economica, civile, politica, culturale dello spazio italiano come forse non è mai avvenuto nella sua millenaria storia. In quel quarantennio l'Italia è diventata prima il sesto, poi addirittura il quinto paese più industrializzato al mondo. Ora, questo non significa, penso io, l'indicatore del PIL non è necessariamente un indicatore... Come diceva Robert Kennedy.
Robert Kennedy diceva, esatto, non è un indicatore di per sé del grado di civilizzazione, diciamo, raggiunto da un paese, però qualcosa significa, e certamente la crescita italiana e la modernizzazione italiana sono state estremamente veloci, estremamente vorticose. Magari questa velocità ha prodotto delle distorsioni che ci sono state, però ecco, in un quadro che secondo me deve essere giudicato, se si è sereni, deve essere giudicato come prevalentemente positivo. Quello è un periodo, dentro quel quarantennio, in particolare l'età a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, in alcuni passaggi eccezionali, ed era tutta la cultura italiana che respirava in grande, cioè non era soltanto l'economia, non c'erano soltanto dei capitani di industria, degli imprenditori straordinari, Olivetti piuttosto che Mattei, piuttosto che Pirelli, non c'era soltanto un'innovazione tecnologica, c'era anche un mondo del cinema, un mondo della letteratura, un mondo del teatro, un mondo della cultura, una scuola e un'università che formava. Quindi è stato un periodo, dentro quel quarantennio c'è stato un quindicennio di assoluto risalto. Ecco, per riprendere dove abbiamo cominciato, i 10-15 anni che iniziano con il cosiddetto governo Zanardelli dal 1901 fino al tragico inizio della Prima Guerra Mondiale, non solo in Italia, a livello europeo, sono stati anni particolarmente significativi. L'Italia per la prima volta affronta il problema del rapporto fra nord-sud, per la prima volta aggancia un take-off relativo all'industrializzazione. Ecco, queste cose sono significative, in questo caso vanno attribuite ad esempio al governo, in particolare al governo Giolitti, ai plurimi governi Giolitti, alla sua capacità di governare un corpaccione difficile, certamente. Senta, se lei dovesse fare una classifica tra, diciamo, gli italiani che hanno inciso più positivamente nella storia del nostro paese, chi prenderebbe tra, diciamo, i leader politici o gli uomini delle istituzioni che hanno caratterizzato nel segno positivo il nostro paese, tenendo conto di quello che hanno fatto, non di quello che avrebbero potuto fare? Ma tre personaggi. Sì, sto pensando. Direi Giolitti, direi De Gasperi. E sicuramente per motivi diversi sono stati importanti, e per i quali spenderei, no, questo abusato aggettivo di statisti. Sono riusciti a superare i confini della loro appartenenza, gli interessi legittimi della propria parte, avendo un respiro che andava oltre la propria fazione e una strategia. Per quanto riguarda De Gasperi, penso alle due scelte, alle due traiettorie fondamentali: da un lato quella atlantica nei rapporti con gli Stati Uniti e dall'altra quella europea ed europeista. Per quanto riguarda Giolitti, la capacità di comprendere che era l'Italia tutta a essere un problema ma anche un'opportunità, e che quindi, pur essendo lui piemontese, governando da Roma, aveva la necessità di integrare i mercati, di sviluppare politiche economiche e unitarie. E questo è stato molto importante, questa presa di coscienza dell'unità nazionale. È effettivamente un compimento di un processo. E poi l'altra grande questione, sempre di Giolitti in questo caso, il vivere la questione sociale, il protagonismo delle masse popolari, quelle socialiste, quelle cattoliche, nelle campagne, anche in questo caso non come un problema ma come un'opportunità da governare. Poi ci sono stati altri importanti
uomini, dei dirigenti politici, penso a Fanfani, penso a Craxi, penso a Berlinguer, penso al mio Moro, dico Moro perché il mio Moro perché l'ho studiato particolarmente. Anche Moro, il modo con il quale ha cercato di interpretare e di risolvere la crisi italiana merita di essere considerato nei punti più alti di questa classifica che mi ha chiesto. La sua tragica fine, le modalità ci interrogano anche su quanto la sua azione riformatrice possa essere stata un'azione proprio perché graduale, proprio perché malleabile, proprio perché duttile, possa essere stata incredibilmente disturbante. E appunto quella fine, il sequestro e la morte, ci dicono che questo è stato. Però Moro, per esempio, dal punto di vista della politica estera, ha avuto delle straordinarie capacità, delle straordinarie intuizioni, da statista anche lui, e per quanto riguarda la politica interna ha mostrato una grande capacità di fare i conti, di trovare un'equazione, una risposta all'equazione italiana, che era un'equazione difficile perché questo avveniva in momenti di grande sommovimento sociale, che lui più di altri ha capito. Non ho citato e ho sbagliato a ometterlo certamente Palmiro Togliatti, perché anche Togliatti e la sua intuizione quando rientra dalla Russia, dall'Unione Sovietica, anzi più correttamente, è molto importante. Cioè Togliatti non si fa trovare... La svolta di Salerno. Sì, la cosiddetta svolta di Salerno, ma il modo con il quale ha interpretato il ruolo del Partito Comunista Italiano, la costruzione del Partito Nuovo, cioè Togliatti ha l'intelligenza di non farsi trovare laddove i suoi avversari pensano di trovarlo. Il Partito Comunista Italiano, i suoi elettori, i suoi militanti sono inseriti dentro un gioco costituzionale, parlamentare, democratico, e hanno svolto una funzione fondamentale. Ecco, insomma, questi adesso sono... Non ricordo se ho citato Fanfani questa... Sì, l'hai citato. Sì, ecco, perché insomma, anche Fanfani a me in questi studio... Se dobbiamo così parlare della storia prendendola dai vertici degli uomini politici, l'energia con cui Fanfani ha condotto i suoi governi a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 e le cose che fattivamente è riuscito a fare, ecco, meritano attenzione. Bene. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' parlato dell'Italia nel Novecento, il suo ultimo saggio, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, edito da Einaudi, che ci permette di fare una riflessione non solo sul rigoroso cammino del XX secolo, ma anche di capire come è nato il XX secolo e come è finito attraverso quella svolta di cui parlava prima del referendum del 2016. Ringrazio Miguel Gotor. Grazie.